dirigere gli attori però non è semplicissimo e non tutti i registi si trovano a proprio agio quando li devono dirigere. Per te come va invece? Io li amo gli attori, li amo profondamente, li amo e cerco di proteggerli. Un attore a teatro ancora di più, questa è la casa dell'attore. Qui se sono in scena e faccio così, voi guardate lì sicuramente, posso indirizzare il vostro sguardo dove volete, cioè sono io che decido cosa guardare. Al cinema è il regista che è dentro in quel quadratino, in maniera anche un po' autoritaria, se vuoi, sceglie lui che cosa dovete vedere. Quindi questa è la casa dell'attore. Però questa sensazione di amore verso gli attori che sono i primi esposti in faccia al pubblico me lo sono portato dietro dal teatro e quindi per me lavorare con un attore è piacevole. Cerco di essere una specie, dicevo, di Angelo Custode. Guardate, avete presente quelli che camminano sul filo, no? Gli acrobati. Ecco, io sto su, abbiamo teso con l'attore il cavo, abbiamo fatto vedere che è resistente, che è bello fissato, che è sicuro, però poi io sto sulla piattaforma, appunto, a quel cavo, vi posso solo dire, attenzione, pesi troppo a sinistra, troppo a destra, ma è lui che deve camminare poi. Quindi gli attori sono anche autori di un film, secondo me, lo dico con grande sincerità. Non devo parlare del film che vediamo stasera, va bene, lo dirò poi dopo. No, ma perché mi è capitato di lavorare semplicemente questo, brevissimamente, Fabrizio Bentivoglio e Tony Servillo, cioè un attore che conosco da una vita, che è stato il mio alter ego per tanto tempo, e Tony Servillo, che era la prima volta che lavorava, è stato fantastico. Dove tieni quella bellissima statuetta? Cerchiamo di risorgere. Non vorrei che l'Accademia poi ti chiedesse niente. No. Per carità, ma io scherzo su questa cosa. È strano quel signore lì, tutto liscio, senza peli, lungo, ma senza peli. Vabbè, io per un po' di tempo non l'ho voluto avere intorno, proprio per dimenticarmi di questa cosa, non sentirmi il regista che ha vinto l'Oscar. Vabbè, è pericoloso, sai. E allora non l'ho voluto tenere a casa, era prima addirittura prima in una banca, perché c'è una strana cosa che vi racconto, l'Oscar lo deve tenere, l'Oscar del film straniero, lo deve ritirare il regista solamente sul palco, non può salire nessun altro. Io mi ricordo che mi dissero: non fate come un attore per Puccio e Cristaldi, che è salito anche Cristaldi, sale solo il regista. Vabbè, okay. E poi lo devo tenere io, nel senso che se in qualsiasi momento l'Academy ti richiedesse l'Oscar per dare, non so, una mostra, eccetera, ve lo devo ridare. Non posso venderlo se non al prezzo di $10, che mi hanno detto loro. E quindi non l'ho voluto tenere io. Casa mi dava un po' fastidio, adesso ci ho fatto pace, come ho fatto pace con tante cose nel cinema, ed è lì sulla libreria, è fantastico perché è molto pesante, quindi è ottimo per tenere i libri. Ha una sua utilità. Sì. No, per quello che raccontavi sulle proposte assurde mi viene sempre in mente quello che poi raccontò Bertolucci dopo l'ultimo imperatore, dicendo: no, ora in teoria potrei fare qualunque cosa, posso addirittura sbagliare tre film. Sì, è vero. E però, come giustamente dicevi, uno è esattamente quello che era prima. Sì, non è che purtroppo non è una scuola di cinema, no? Ma poi adesso, senza togliere nessun valore a questo premio, che sono molto contento e ringrazio la vita di averlo dato, ma in fin dei conti, io lo devo dire, è un premio dell'industria cinematografica americana, quindi è un premio molto legato al mercato.
e a quello che succede, alle mode, al mercato. Sono però contento di una cosa: quell'anno vinse come miglior film americano, come miglior film, un film che ho amato molto, e quindi quell'anno probabilmente la giuria era sana, era Il silenzio degli innocenti. Lasciatemi dedicare un pensiero a Jonathan Demme, che ho amato molto.